Ah, finalmente sono in vacanza e posso esercitarmi un po' con la chitarra. Beh, fortunatamente nella realtà le chitarre non scompaiono così da un momento all'altro, ma sta di fatto che nel periodo di vacanze che sta per arrivare, molti di noi potrebbero trovarsi senza il proprio strumento per un lungo lasso di tempo. Per chi avrà la fortuna di potersi portare la chitarra con sé in vacanza, ho pubblicato qualche tempo fa un video con un programma di esercizio estivo con tanto di calendario ed esercizi inclusi. Ti lascio il link scritto qui sotto. Sta di fatto che, come dicevamo, moltissimi di noi non avranno la possibilità, per motivi tecnici, logistici, di spostamento, di portarsi la chitarra con sé. E la cosa rischia di essere un pochino frustrante perché interrompe la nostra continuità di esercizio. E come facciamo quindi a minimizzare l'impatto di questo vero e proprio blackout che rischia di vanificare gli sforzi che abbiamo fatto magari in settimane o mesi? La risposta, come sempre, te la do io, che ti propongo 20 modi per tenerti in esercizio senza la chitarra. Alcuni di questi espedienti sono oggettivamente utili, altri sono un pochino più provocatori e divertenti, e forse è meglio sperimentarli nella privacy della tua stanza se non vuoi che gli altri ti prendano in giro. Ma sono certo che l'insieme di queste 20 idee ti aiuteranno a non perdere il contatto con il nostro splendido strumento e con la musica. Vediamo! Prima idea, memorizzare sequenze di accordi. Alcune persone riescono tranquillamente ad eseguire dei brani se hanno la struttura scritta davanti, ma al momento in cui questa viene a mancare non riescono più a tenere a mente gruppi di accordi. Quindi partiamo da strutture semplici, quindi inizia a memorizzare magari gruppi di 4 accordi, poi dopo spostati su canzoni più complicate. Qualsiasi canzoniere o raccolta di brani è perfetto per questo esercizio, ce ne sono tonnellate online, quindi da prima leggi la struttura del brano, cerca di memorizzare gli accordi e poi mentalmente, magari ad occhi chiusi, scorri l'intera struttura del brano per vedere se riesci a ricordarti tutti gli accordi. Imparare la teoria musicale è sempre un buon momento per farlo, quindi struttura delle scale, struttura degli accordi, studi intervallari, armonia. Chi più ne ha, più ne metta. È sicuramente un'attività adatta al periodo di vacanza perché è basata sulla lettura. Quali fonti però utilizzare? In rete ce ne sono a tonnellate con rischio di perdersi, quindi io ti consiglio i miei due ebook che puoi trovare sul sito lezionichitarra.it. Ti lascio qui sotto il link per accedere. Immagina te che suoni, potrà sembrarti una cosa provocatoria e ridicola, e in parte, se vogliamo, lo è, ma sta di fatto che in qualsiasi attività, anche nello sport, spesso viene consigliato proprio di immaginare se stessi eseguire quella determinata azione proprio per sviluppare un'immagine positiva di noi che suoniamo. Ecco, se devi fare air guitar estrema o headbanging, magari chiuditi nella tua stanza e non farti vedere da altre persone. Memorizzare le note sulla tastiera è una capacità fondamentale per noi chitarristi e troppe, troppe persone ancora non sono in grado di farlo. Quindi è il momento giusto per mettere una toppa a questa lacuna. Sull'ebook Teoria per chitarra in parole semplici, volume 1, di cui ti ho parlato poco fa, c'è un bellissimo diagramma della tastiera della chitarra ed è perfetto per fare questo lavoro di memorizzazione e visualizzazione. Dovrei quindi osservare questa immagine per alcuni istanti, magari scomponendo la tastiera in alcuni segmenti, e poi non guardare più l'immagine e cercare mentalmente di ricostruirla. Dire i nomi delle note sulle singole corde. Che cosa intendo? È un esercizio strettamente collegato al precedente, quindi sempre un esercizio di visualizzazione, memorizzazione. Prendi ogni singola corda e cerca di ripetere a voce o anche a mente le note che si trovano a partire dalla corda vuoto al tasto 0. Quindi, per esempio, sul Mi grave avremmo Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Se considerassimo soltanto le note naturali senza diesis, oppure con anche diesis, avremmo Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La diesis. Sì, e così via. È importante fare questo esercizio su tutte le corde, avanti e indietro, quindi dal tasto 0 al tasto 12, dal tasto 12 al tasto 0, e immaginando esattamente per ogni nota che pronunci qual è il tasto in corrispondenza. Lettura ritmica. Allora, leggere la musica è sicuramente una capacità importante, ma sta di fatto che alcuni grandi musicisti sono riusciti a diventare tali senza saper leggere la musica. Io credo che almeno un minimo di competenza sulla lettura ritmica sia davvero fondamentale. Che cos'è la lettura ritmica? È leggere uno spartito soltanto dal punto di vista ritmico. Quindi quello che ti consiglio di fare è fare una ricerca su Google Immagini cercando degli spartiti e poi andando a estrapolare la sola parte ritmica solfeggiandola parlata a voce. Quindi il riff di Smoke on the Water sarebbe una cosa di questo tipo. Ta, 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 ta. Conosciamo questo riff, quindi in questo caso è un esercizio semplice. Prova ad eseguire lo stesso esercizio anche partendo da brani e spartiti che non conosci.
Lettura melodica, un esercizio analogo al precedente, quindi si tratta sempre di fare una ricerca su Google e trovare degli spartiti anche di altri strumenti che non siano la chitarra e di andare a dare un nome a ogni singola nota che vedi sullo spartito. Quindi non si tratta davvero di saper leggere la musica, che in effetti è una capacità evoluta e che richiede tanto tempo, ma semplicemente scorri lo spartito con gli occhi e prova a individuare il nome di ciascuna nota che vedi da sinistra a destra sullo spartito. Ear training o educazione dell'orecchio. Gli esercizi visti fin qui erano più che altro di visualizzazione o di lettura, ma se non abbiamo la nostra chitarra è anche il momento ideale per esercitare appunto le nostre capacità di ascolto. Quindi saper distinguere e riconoscere intervalli, scale di tutti i tipi, accordi maggiori, minori, di settima, di nona, è un esercizio che ci fa crescere musicalmente tantissimo. Tra i miei corsi su lezionechitarra.it ce n'è anche uno che si chiama Orecchio Ear Training e contiene tantissimi esercizi proprio dedicati allo sviluppo dell'orecchio. Ti invito a scoprirlo, ti lascio tutte le informazioni qui sotto. Cantare, qui non intendo tanto cantare il tormentone estivo del momento, che potrebbe comunque essere una cosa interessante, ma un esercizio strettamente collegato a quello precedente, quindi cantare intervalli, scale e accordi. Quindi, per esempio, cantare un intervallo di terza minore, o di terza maggiore, o cantare una scala maggiore, o una triade, allenarsi a fare queste cose e abituare la propria voce e il proprio orecchio a farsi largo tra tutti questi intervalli. Analizzare sequenze armoniche ad orecchio, quindi siamo sempre nell'ambito dell'ear training, quindi è un esercizio collegato ai due precedenti, però in questo caso lo facciamo ascoltando musica, quindi ascoltiamo la radio, ascoltiamo un CD, ascoltiamo quello che vogliamo, una playlist di Spotify, tutto quello che vogliamo, e da lì cerchiamo di analizzare ad orecchio la struttura armonica di ogni singolo brano. Questo sicuramente non è un esercizio per tutti, bisogna avere delle competenze sia in fatto di orecchio che di armonia, perché dovremo individuare se si tratta di un accordo di primo grado, di terzo grado, di quinto grado e capire appunto qual è la sequenza in questione. Se sei tabula rasa su questo argomento e ti interessa approfondirlo, ti invito nuovamente a prendere visione del link che trovi qui sotto al mio ebook Avvicinarsi all'armonia. Ecco, questo non è un vero e proprio esercizio, ma una menzione andava ovviamente fatta. Oggigiorno sui nostri smartphone e computer abbiamo a disposizione tonnellate e tonnellate di app per fare qualsiasi cosa. Quindi ci sono app che ci permettono di svolgere la gran parte degli esercizi che abbiamo citato fino ad adesso, però non è l'oggetto di questo video, quindi magari tratteremo in un video a parte nel dettaglio le app più fighe che ci sono in circolazione al momento. Ma un'altra cosa che puoi fare per migliorarti con la chitarra senza la chitarra è guardare i miei video. Adesso, a parte gli scherzi, non ci sono solo i miei, ce ne sono tantissimi altri, come ben sai, e la vacanza è il momento ideale per guardare dozzine e dozzine di questi video. Come sai, ce ne sono dedicate alla teoria, alla tecnica, alla strumentazione, quindi c'è veramente tanto tanto da imparare, e lì avrai tutto il tempo per farlo con le tue cuffiette, oppure anche senza cuffiette se vuoi tediare anche le persone che ti stanno vicino. Un'altra cosa che possiamo fare è sicuramente leggere qualcosa in tema musica o in tema chitarra, quindi che sia su tablet, su Kindle, su cartaceo, va sempre bene, ma che sia qualcosa che c'entri con il nostro mondo. Quindi mettiamo per un attimo da parte Novella 2000 con le foto di Belen o il romanzo da 900 pagine di Ken Follett e dedichiamoci a qualche lettura specifica. Quindi, come abbiamo detto, potrebbe essere un bel manuale di teoria, ma anche una bella autobiografia come quella di Keith Richards dei Rolling Stones, o un libro che ti consiglio vivamente di David Byrne dei Talking Heads, che si chiama Come funziona la musica. È vero che non possiamo infilare la nostra chitarra nella valigia, ma possiamo sicuramente infilarci un plettro che occupa pochissimo spazio. Quindi quello che ti consiglio di fare è impugnarlo, esattamente come lo impugneresti in presenza della chitarra, e allenarti a fare questo movimento, ma aggiungendo anche una parte parlata. Quindi l'idea sarebbe partire da giù, su, giù, su, giù, su, e poi andare a costruire dei ritmi tipo giù, giù, su, giù, 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 su, su, giù, ok? E ce ne sono infiniti che puoi costruire. Questo ti aiuterà a sviluppare comunque le tue capacità ritmiche anche in assenza del tuo strumento. Tapping dei ritmi non è il tapping di Eddie Van Halen, ma significa sostanzialmente picchiettare su una superficie, che può essere la gamba, l'altra mano, e andare appunto a ricostruire determinati ritmi. Quindi, ad esempio, quel ritmo che era giù, giù, su, giù nell'esercizio scorso diventerebbe così. L'ideale sarebbe riuscire a svolgerlo anche battendo il piede, così c'è una coordinazione tra accenti ritmici e accenti metrici. Esercizi batteristici. Che cosa si intende? Si intende in questo caso esercizi svolti con due mani, andando a percuotere su una superficie, producendo determinati accenti ed effetti ritmici. Per esempio così.
possiamo appunto percuotere con le mani sulle nostre cosce, oppure procurarci un paio di bacchette da batteria e cercare di infilare anche quelle in borsa, magari ci stando, oppure sbizzarrendosi con la fantasia e trovando gli oggetti più impropri o impensabili all'interno del nostro appartamento e sperimentandoli sulle varie superfici, mettendo così a dura prova la pazienza di chi ci sta intorno. Un'altra tipologia che possiamo mettere in campo in assenza della chitarra sono sicuramente gli esercizi di palestra per le nostre mani e per le nostre dita. Qualche tempo fa ho pubblicato un video dedicato ma più incentrato sulla fase di riscaldamento. Ora ti faccio vedere altri 5 o 6 esercizi di allenamento. Partiamo con le mani giunte in questa posizione, con le dita della destra e della sinistra che aderiscono perfettamente, andiamo a flettere da una parte e dall'altra, ok? 10 o 15 ripetizioni. Andiamo poi a fare la stessa cosa ma con le singole dita, quindi gli indici da una parte e dall'altra, il medio da una parte e dall'altra, gli anulari e i mignoli, andando quindi a lavorare sull'indipendenza delle dita. Dopodiché, partendo sempre dalla stessa posizione, andiamo a intrecciare in questo modo da una parte e dall'altra. Te lo faccio vedere anche da questa prospettiva. Intreccio così, da una parte e dall'altra. Anche qui 10-15 ripetizioni. Fatto questo, andiamo ancora a lavorare sul singolo dito, quindi gli indici da una parte e dall'altra, i medi da una parte e dall'altra, gli anulari da una parte e dall'altra, i mignoli da una parte e dall'altra. Cambiando ora tipologia di esercizio, andiamo ora a mettere la mano in questa posizione ed operare delle flessioni delle singole dita. Quindi facciamo questo, ti assicuro che sembra un esercizio banale, ma non lo è, ci vuole molta capacità di controllo per flettere il singolo dito. Fatto questo, andiamo a ripetere la stessa cosa ma a gruppi di due dita, quindi faremo indice e medio lentamente, cercando di controllare quello che facciamo, poi le due dita centrali, quindi medio e anulare, e le ultime due dita, anulare e mignolo. Suonare sull'avambraccio, ebbene sì, si tratta di mettere l'avambraccio in questa posizione, a ricostruire il manico della chitarra e appoggiare la mano in questo modo, andando sostanzialmente a ricreare la posizione e il gesto del suonare la chitarra. Anche se può sembrare ridicolo e assurdo, questo mi permette davvero di ripassare alcune posizioni, per esempio scalari. Posso ripassare le posizioni delle pentatoniche, ad esempio, o di qualsiasi altra scala, una scala maggiore. Io riesco veramente ad associare il movimento delle mie dita a quello che ho in effetti sulla chitarra. Quindi questo è un altro esercizio in cui forse è meglio non farsi vedere da altri perché rischio di essere portati al manicomio, ma ti posso garantire che ha una sua utilità pratica. Un'altra cosa di grandissima utilità che possiamo fare è sicuramente scrivere. Possiamo scrivere sotto forma di diagramma, sotto forma di spartito, sotto forma di tab, e possiamo scrivere tantissime cose diverse, come per esempio un brano che conosciamo lo andiamo a trascrivere su carta. Oppure abbiamo parlato prima di memorizzazione di note della tastiera, prendiamo un diagramma di un manico vuoto e andiamo a trascrivere tutte le note do, tutte le note re, tutte le note fa diesis. Questo è veramente un esercizio efficacissimo. O ancora, su un diagramma di una tastiera vuota, andiamo a trascrivere tutte le note in verticale sul tasto 5, sul tasto 7, sul tasto 9. Ad esempio sul tasto 3 avremmo, dal mi cantino, avremo nota sol, nota re, nota si bemolle, nota fa, nota do, nota sol. Quindi vedi che fare questo esercizio accresce enormemente la nostra conoscenza del manico. Un altro lavoro interessante che potresti fare è il dettato ritmico, che significa ascoltare della musica, estrapolare e trascrivere la componente ritmica. Io ti consiglio di prendere dei riff famosi e semplici e fare questo lavoro, quindi ascoltare nota per nota e scrivere su spartito se si tratta di un quarto, di un ottavo, di una pausa, eccetera. Potrebbe sorgerti spontanea la domanda: dove trovo questi schemi, questi diagrammi, queste tab a vuoto? Su lezionechitarra.it, nell'area didattica, c'è una sezione dedicata alle risorse gratuite da cui puoi scaricare una vasta selezione appunto di questi format in bianco. Abbiamo visto tantissime idee per sviluppare la nostra musicalità in senso tecnico, ma non dimentichiamoci che siamo anche degli esseri creativi e la vacanza è il momento ideale per trovare l'ispirazione. Quindi sia che tu abbia già in passato scritto della musica o che tu non lo abbia mai fatto, prova a cimentarti in questa cosa, è divertente e incredibilmente formativa, quindi puoi scrivere sicuramente delle parti di testo in vacanza, ma puoi anche pensare a delle melodie o dei riff e cantarli e registrarli con il tuo smartphone o trascriverli, come abbiamo visto, su carta. Un'altra cosa importantissima che puoi fare è pianificare il tuo programma di studio per il rientro dopo le vacanze. Infatti spesso durante l'anno non abbiamo il tempo e siamo all'interno di un turbine che non ci permette appunto di avere le idee chiare e la mente lucida su che cosa vogliamo fare con il nostro strumento. La vacanza è il momento ideale, quindi puoi stendere su carta un calendario e un programma di esercizio con i tuoi obiettivi nel breve, medio e lungo periodo. Bene, abbiamo quindi visto oltre 20 esercizi ed espedienti per tenerci in contatto con la nostra chitarra durante questo periodo di pausa forzata. Se avete altre idee, scrivetele, aggiungetele qui sotto nei commenti, non potranno che arricchire questa lista. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni con altri video. Ciao, buona chitarra e a presto! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui. E scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!